Giulia Michelini, A casa tutti bene, nuovo film di Muccino. Tu sei Luana, diciamo che è una bomba senza svelare più di tanto. Una fumantina, ecco, è una turbolenta, ma loro sono, lei e Riccardino sono una coppia un po' scoppiata, ecco, in qualche modo. Sono un po' precari nella vita, si arrabattano, insomma, cercano di galleggiare e sono un po' affaticati da tutto questo. E quindi, insomma, si ritrovano in questa occasione anche per cercare di risollevare un po' la loro situazione, cosa che non avverrà, però, insomma, ne succederanno svariate. Senti, però possiamo dire che di tutte le coppie del film voi siete quella che si ama veramente di più, diciamo. Sì, probabilmente alla fine siamo quelli con i sentimenti più dichiarati, più veri, più esposti, ecco, più sinceri probabilmente, che rimangono insieme anche nel momento della difficoltà, probabilmente cosa che per le altre coppie, beh, vedremo che è molto difficile rimanere uniti quando le cose non vanno. E invece no, noi ci amiamo davvero, loro due si amano davvero, si vogliono bene, sono in qualche modo cresciuti insieme anche culturalmente in qualche modo, per cui sono sullo stesso piano, sono due persone in qualche modo anche terra-terra, per cui si compensano e si sostengono in questo, sì. Senti, un film che parte, come spesso accade nelle storie, da una grande riunione familiare che poi si rivelerà un disastro invece che una festa. Senti, ma la famiglia è pericolosa. Molto, la famiglia è molto pericolosa e bisogna guardarsene per certi versi, ma perché poi è quello che ti rimane per sempre, cioè quello che ti porterai appresso per tutta la vita perché è dentro di te, cioè quello che sei è parte dei tuoi genitori sicuramente, quindi non ci si può dimenticare di questo e quindi è quello il bello, no? Di come sia faticoso e però anche allo stesso tempo necessario e vitale, per cui questo binomio è interessante. Poi la continua ricerca della felicità, chi la cerca nel passato, chi la spera nel futuro. Giulia, cos'è la felicità? È una bella domanda. Credo la serenità fondamentalmente. Sì.